Giornata storica per la Banca di Credito Cooperativo di Fano che sabato scorso ha riunito i soci al Teatro della Fortuna per l'assemblea ordinaria e straordinaria. I partecipanti, dopo due video esplicativi e un confronto con i vertici dell'Istituto di Credito, hanno approvato l'ingresso nel gruppo bancario cooperativo ICREA. Un gruppo che ad oggi conta 142 BCC in Italia, 4 milioni di clienti, un patrimonio netto di 11 miliardi e mezzo di euro e un attivo di 148 miliardi. Tale scelta consentirà di effettuare investimenti e ottenere sinergie fino ad ora impossibili da realizzare, permettendo alla banca di mantenere la propria autonomia e i valori sui quali si fonda, mutualità e territorialità. È stata un'assemblea molto partecipata perché non ci sono stati tanti interventi, però io ho potuto notare una grande attenzione. Le domande che ci sono state poste, diciamo, e che toccavano i diversi aspetti hanno avuto una grande risposta, e poi abbiamo sentito anche i pochi interventi, però ci hanno costretto a riflettere, e sicuramente quello che abbiamo deciso stasera è una decisione che si ripercuote, ma troverà anche un grosso impegno in tutta la struttura, perché quello che è certo è che le banche di credito cooperativo manterranno la mutualità, manterranno la territorialità, e per far questo sicuramente serve una base sociale molto molto attenta che partecipa. Quindi anche la conclusione di stasera è una dimostrazione che i soci ci seguono, e questo è fondamentale per il nostro territorio. La serata è proseguita con un concerto dell'Orchestra Sinfonica Rossini e il Fano Gospel Choir, che si sono esibiti insieme per la prima volta, augurando buone feste a tutta la città, grazie al maxischermo allestito in piazza 20 Settembre. Al termine è seguita una cena nei 12 ristoranti del centro storico aderenti all'iniziativa, che ha confermato ancora una volta il ruolo di sostegno all'economia locale che la BCC di Fano continua a rivestire.